Tano mi disse, ma vedi, il capazzino comunica una certa sofferenza, non va bene, perché nel mercato americano oltre l'80% del vino viene comprato dalle donne. Allora si è detto, che si fa? Facciamo un'altra etichetta e facciamo un altro vino. E quindi si è cominciato a fare un'altra interpretazione di Chianti Classico con questo, con questa etichetta qui. È il nome della miglior vigna che sta nella parte più alta. Un vecchio contadino l'ha scritto qui, 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 ha sbagliato, qui, la stessa linea, e in verticale aggiungo con colori diversi l'annata. Naturalmente la etichetta è sul retro. Quindi è una singola vigna, solitamente è un vino che ha un'estrazione maggiore in vinificazione, quindi abbondanza di tannini, e poi viene maturato in botti un pochino più piccole. Non nego di aver usato qualche anno fa alcuni barricche, ma adesso passando dai 5 ettoli, sto andando ai 10 ettoli, mentre il capassino viene maturato in botti grandi a 18 ettolitri, quindi ormai la spezzatura è molto meno evidente. Queste due annate che voi andrete a assaggiare sono apprezzati particolarmente dagli americani, che piace questi vini molto d'impatto. Il 2007 è un pochino più speziato, il 2003 ha questa acidità molto forte che è mascherata dalla dolcezza dell'alcol e questi tannini sovrammaturati. È un vino molto particolare che devo dire piace tuttora. A me, insomma, devo dire che a me mi capita bere quasi un litro al giorno, per cui diciamo un vino un pochino meno strutturato, però a chi piace bere un bicchiere o due bicchieri per una roba lì va bene. Poi è sempre figlio mio, allora voi sapete quando si fa figlioli, no? Ogni figliolo è diverso, ha la sua personalità. Noi ci siamo due gemelli identici e ognuno ha il suo carattere. Ecco, è un po' l'essenza dei miei vini, no? Ogni annata è diversa perché è impossibile per me ripetere la stessa cosa. C'è un'evoluzione e niente, speriamo che vi dia emozione, soprattutto col Toro qui da Burde, perché secondo me è un abbinamento azzeccatissimo, questa struttura, questa complessità anche aromatica che sentirete. Comunque ci sarà Andrea che